Buon pomeriggio e buon sabato 13 giugno 2020, cari amici. Buon pranzo, visto che siamo quasi alle ore 13, sono ora le 12:30 in punto. Bene, intanto sto qui sul canale terminando di caricare il video con i pronostici di Backlash, che ricordo. Cerco di fare il possibile per rendere il video di dominio pubblico già da stasera. Ora veniamo però invece a quanto è accaduto nella puntata di SmackDown della scorsa notte, l'ultima, la pre-pay-per-view, puntata dove all'inizio c'è stato un segmento abbastanza interessante tra Sheamus e Jeff Hardy, con Jeff Hardy che, insomma, non sappiamo se era urina, se era birra, comunque ha lanciato questo bicchiere di non sappiamo cosa in faccia a Sheamus, che praticamente ha reagito in maniera disgustata perché Sheamus praticamente aveva fatto fare l'esame appunto dell'urina a Jeff Hardy per vedere se dopo, diciamo, l'ambriacatura di 2 settimane fa, o di settimana scorsa, non mi ricordo più, comunque era passata o meno, per far sì che si potessero affrontare a Backlash. I due, che poi oltre al segmento iniziale acceso, se le sono date di santa ragione anche più avanti nella puntata. Mentre dopo questo segmento c'è stato un buon 2 contro 2 tra il New Day, capitanato da Kofi Kingston, e Big E contro Cesaro e Shinsuke Nakamura. I Cesamura a vincere sono stati proprio i Cesamura, Cesaro e Nakamura. Intanto Otis, oltre ad essere molto molto geloso della sua, a chi tocca la sua Mandy Rose, la cara Mandy Rose gli regala anche dei momenti, insomma, abbastanza positivi al caro e simpatico Otis, che poi è stato impegnato nel main event della serata insieme al suo compagno di tag team Tucker e a Braun Strowman contro The Miz, John Morrison e Dolph Ziggler. La finale di Daniel Bryan e AJ Styles per incoronare il nuovo campione intercontinentale dopo l'assenza senza spiegazioni di Sami Zayn a partire da dopo WrestleMania, ha visto l'incoronazione del nuovo campione, appunto, che è stato AJ Styles, che dopo una contesa abbastanza tecnica, e quasi oserei dire dalla durata come se fosse un pay per view, ha avuto la meglio sulla faccia da capra e si è autoproclamato poi subito dopo al microfono di Renee Young e J-Styles come miglior wrestler che la federazione abbia in questo momento. Beh, io credo che su questo ci siano pochi dubbi, perché d'altronde era l'unico titolo in singolo che gli mancava dei J-Styles. Vedremo poi, fino a quando rimarrà in federazione, se riuscirà chissà anche ad essere campione di coppia. Poi diciamo che Otis, come ho detto in altre occasioni, con questa sua valigetta del Money in the Bank è sempre dietro l'angolo, così un pericolo costante per Braun Strowman. Poi il tempo ci dirà, staremo a vedere se praticamente questo suo incasso avverrà. Quando al momento non lo sappiamo, ne siamo all'oscuro. Intanto una cosa sicura sarà il debutto di Matt Riddle a SmackDown settimana prossima. Probabile sarà un match abbastanza facile per Matt Riddle.
nel main event vinto da Levi Machiner e Braun Strowman, ad un certo punto nella schermata del Titantron del Performance Center compare Baron King Corbin, che praticamente, diciamo, un po' cerca di distrarre il caro Otis andando a pizzicare un po' Mandy Rose. Poi credo ci sia stato un lavoro di montaggio su, sono stati molto bravi anche Otis, molto arrabbiato, è arrivato subito nel backstage, ha aggredito in maniera imminente King Corbin, comunque contesa appunto vinta da Levi Machiner e Braun Strowman. Comunque al momento sembra quasi che questa valigetta non voglia usarla Otis. Braun Strowman intanto questa domenica Backlash se la dovrà vedere in un match ad handicap 2 contro 1 contro The Miz e John Morrison. Staremo a vedere chi vincerà. Ora intanto, prima di chiudere, do un'occhiatina qui per vedere il caricamento come va. Bene, manca davvero poco la pubblicazione, che però al momento sarà in privato del video, perché voglio prima che in ordine, prima ci sia il video con la recensione di SmackDown e poi Backlash. Ho detto, speriamo già forse questa sera, così avete tempo anche domani di vedere il video. Mi auguro che ovviamente sarà un pay per view gradevole, non vi dico nulla perché sennò vi tolgo l'entusiasmo del video e dei pronostici. Io vi auguro un buon pranzo, vista l'ora, buon proseguimento di giornata a tutti, alla prossima, ciao!